Con Francesco Fanuele, regista del film Il Regno, in streaming da venerdì 26 giugno 2020. Francesco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Come lo presenteresti in breve? Ma una commedia, diciamo, originale, spero, insomma, una storia al limite del tempo, al limite della realtà di oggi. Comunque ho scelto di raccontare un mondo paramedievale ai confini di Roma, con Stefano Tesi che lo eredita da figlio legittimo che ne sale al trono. Quindi, diciamo, una commedia classica, perché riprende ovviamente tanti canoni della nostra commedia all'italiana più amata del passato, ma anche con ovviamente delle tematiche e dei modi di raccontare moderni. Ecco. Come nasce questo film? Io ho fatto il centro sperimentale, sono diplomato in regia nel 2015 e il centro sperimentale si fanno i corti di diploma, si diploma con un cortometraggio e il mio cortometraggio è esattamente Il Regno, sempre con protagonista Stefano Fresi, che all'epoca mi fece questo grande regalo di recitare nel mio corso di diploma, ed era esattamente la stessa storia, ovviamente in forma di cortometraggio. Io ho andato per parecchi festival con questo cortometraggio e poi l'ho portato in Fandango da Domenico Procacci insieme ad un soggetto di film, perché già l'idea comunque di un uomo che ereditava un regno medievale ai confini di Roma era un'idea che in un cortometraggio stava un po' stretta. E quindi, diciamo, con Domenico, di cui si è poi innamorato del progetto, insieme abbiamo fatto questo film, mi ha fatto fare questa Come follia, ecco. l'hai ampliato? Come hai deciso poi di lavorarci sopra? Non è stato semplice, avevo da raccontare tanto e secondo me poi dall'altro nemmeno il film riesce poi a raccontare tanti spunti, scatti comici, di commedia che l'idea presentava. Io ho lavorato sulla solitudine del protagonista, nel senso che gli ho dato tutta una sfaccettatura, diciamo, di un suo problema tipico, che è quello di essere un uomo conducente dell'ATAC, no? Che, diciamo, nell'immaginario collettivo, una persona che lavora in mezzo alla gente, però c'è sempre il cartello non parlare con niente, quindi proprio è un uomo completamente solo, non ha più appunto il padre che l'ho abbandonato anni prima, la madre non c'è più, e lui eredita questo regno e il paradosso è proprio quello di ereditare tanta compagnia, perché sono un re, ho questi sudditi strampalati, bassi, quello che vogliamo, però ho tanto calore intorno. Il paradosso del potere è proprio questo, invece c'è tanta distanza. Quando diventi un re sei ancora più solo prima, e quindi questo è quello che ho messo nel film in più. Il corto era sull'idea comica di una generalità di questo tipo, il film ho voluto ampliarlo sotto questi aspetti un po' più drammaturgici del personaggio, ecco. È interessante il fatto che per certi versi non si risolva, mantenga sempre questa atmosfera dall'inizio alla fine il film. Sì, perché non mi piaceva comunque dare una risoluzione personale, nel senso che uno dei temi principali del film era imparare a bastarsi da soli. Questo il personaggio protagonista lo fa, ad un certo punto compie questo arco, nel senso capisce che pur essendo stato, essendo un re, non riesce comunque a riempire quella voglia di calore, di sguardo, che è solamente una persona molto molto sola o che soffre comunque la solitudine, riesce a colmare. E quindi questa storia, diciamo, lo istruisce a questo, insomma, impara che anche questo calore umano che una persona sola vuole ricevere lo si può trovare anche all'interno di se stessi, anche solo nel raccontare quello che è accaduto nella propria vita. Quindi diciamo che su questo il film ha un arco un po' più compiuto. Diciamo sul mondo del regno medievale, no, non si risolve, perché è troppo folle per risolversi. L'assemblaggio di questo cast? Ah, l'assemblaggio di questo caso, beh, con Stefano l'ho già detto, era già il Sì. protagonista del cortometraggio, quindi è stato facile portarlo nel film, era già innamorato dell'idea e tutto. Max è stata una sorpresa meravigliosa, io ho fatto diversi provini da diversi attori che dovevano interpretare questo avvocato Sanna, che era un personaggio importantissimo, come poi si vede nel film, un personaggio che avrebbe retto, diciamo, tutta la parte più comica, ma anche la parte di rapporto con il protagonista. E un giorno apre la porta Max Tortora, questo uomone di 2 metri, entra nella stanza dei provini, io folgorato, sapevo che doveva fare il provino, però quando ha fatto il suo film è stato amore a prima vista, ho detto loro due insieme sono una bomba, sono esplosivi, e così sono, me lo dicono tutti, quindi credo sia la verità, nel film sono veramente meravigliosi, e
veramente una grande sintonia, e poi ho completato con grandissime attrici La Scoperta, il suo Dini Peluso, che ormai Scoperta non è più, ma questo è il suo primo lungometraggio dopo La Compagna del Cigno. Insomma, poi ha fatto diverse fiction, diversi film, ma Fudini Peluso è un'attrice che ne sentiremo parlare a lungo. E poi c'è Silvia D'Amico, che è una delle attrici più promettenti del nostro panorama. Io anche lei l'ho pensata subito a infilare in questo cast, e la chimica anche con Stefano è stata subito meravigliosa. All'origine hai avuto dei riferimenti letterari e cinematografici? Letterari no, non ne ho avuti. Cinematografici ovviamente nel senso che il film, diciamo, ha tutta una serie, diciamo, a livello di immagine, uno vede subito Non ci resta che piangere, L'allarma da Brancaleone, sono sicuramente dei riferimenti che uso, ma perché ce li ho dentro. Io sono innamorato della nostra commedia italiana, dal Germi, Scola, Monicelli, insomma, è tutta quella scuola lì che comunque mi ha formato come autore di commedia, quindi diciamo che hanno girato un po' tutti all'unisono. Il film di costume rimanda a quei film lì, però dentro ci sono anche a livello di scrittura, di battute, c'è tante cose che ho preso dalla commedia italiana su cui ho studiato, su cui mi sono formato, ecco. L'uscita in streaming prevede anche la sala cinematografica, poi? Sì, nel senso che il film verrà distribuito sulle piattaforme a partire dal 26, poi farà delle proiezioni nelle arene estive di tutta Italia, quindi diciamo che sì, nel senso al cinema chi lo vuole può proiettarlo. Alla fine di questi, diciamo, 2 mesi estivi, verso settembre, ottobre, potrebbe avere una distribuzione in sala, appunto anche per risollevare un po', diciamo, questo momento di crisi, quindi sì, molto probabilmente lo vedremo anche al cinema. Il Regno in streaming da venerdì 26 giugno 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Fanuele. Grazie. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo, e alla prossima, grazie. Francesco. Alla prossima, grazie, buongiorno a tutti.